Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Lui si emoziona, non ci fate caso, è mio figlio. Oggi siamo qua a parlare dell'Accademia del Bene e del Male, film tratto da dei libri che sono usciti anni fa, che io non sapevo un cazzo, perché io di libri, sono sincero, mi leggevo soltanto i libri di Stephen King o libri, non so, piccoli brividi o cose horror, niente di eccezionale. Quindi non sono tanto infognato nei libri. E niente, ho visto questo trailer qualche mesetto fa. Pensavo che era una grande trashata, una grande stronzata. Vedendo poi quando è uscito tutte le recensioni negative, ci hanno buttato merda che non avete neanche idea, no? Chi dice che è straziante, chi dice che è una merda, chi dice che fa schifo. Chi dice... E Ivan, a te ti piace? A me è piaciuto. Lo so, io sono sempre sincero nel canale, non seguo mai la massa, penso sempre col mio cervello, non vuol dire perché ho sentito tutti quanti, ah fa cacare, fa schifo, gnì, 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 pu, pu, pa, pa. E ho scoperto anche un'altra cosa, ovvero verso la fine, a fine film, non è uno spoiler, attenzione, cioè da qua ho scoperto chi è che l'ha diretto, ovvero Paul Feig, il tizio che ha rovinato la saga di Ghostbusters, e dice ok, Ivan, allora... Ti dovresti incazzare ancora di più, cioè, è quello che ti ha rovinato la saga di Ghostbusters. Anche se io non è che amo la follia Ghostbusters, cioè, mi è cresciuto, mi è piaciuto, però non sono proprio fan sfegatatissimo di Ghostbusters. Mi piace. Dice allora là ti dovresti incazzare? No, perché da qua mi dimostra Paul Feig che questo è il suo campo, cioè, è lui a fare queste cose qua, gli devono far fare, non fargli fare cose che non gli appartengono. Che Paul Feig ha fatto sempre commedie, sempre sul fatto, diciamo, del girl power, no? Ha fatto Le amiche della sposa, che diciamo l'ha lanciato nell'Olimpo di Hollywood, no? Che ha avuto un grandissimo successo quando uscì nel 2010, se non mi sbaglio, nel 2011. Mi ricordo i cinema erano pieni, tutti quanti volevano vedere perché ha cambiato completamente le regole delle commedie, che era pieno di volgarità, eccetera, all'interno di questo film che sembrava, diciamo, il classico film patinato e per tutte le famiglie o per le ragazze che vogliono sognare cazzate che non esistono nella realtà. Ti buttava la realtà dei fatti questa commedia. Ma a parte questo, non siamo qua a parlare di questo, stiamo parlando di questo film qua, diretto da lui. E abbiamo anche delle, diciamo, delle star di rilievo che non sono protagoniste, ma sono all'interno del film. Ci abbiamo la nostra grandissima Charlize Theron, ci abbiamo l'attrice che faceva la Tigre e il Dragone, che porca puttana non mi ricordo il nome, mi dispiace, non... manco ce l'hanno messa qua, porca puttana, non me la ricordo, però quella che faceva la Tigre e il Dragone ha fatto anche la Foresta dei Pugnali Volanti, la giapponesa con i capelli neri, non me la ricordo. Beh, perdonatemi. Quindi, la trama è semplicissima. Siamo in questo mondo fiabesco e facciamo la conoscenza di queste due ragazze. Una che dovrebbe essere tipo un'aspirante strega, perché sua mamma fa indrugli, minchiate varie, ma alla fine non è proprio una vera strega. Non funziona mai un cazzo di quello che fa lei. Anzi, sua figlia gli dà una mano, ovvero la nostra protagonista che... Come si chiamava? La Che ragazza? cosa? Agata. Agata. E l'altra ragazza, la Befana, come si chiama? Sofì. Sophie, che veramente, vabbè, poi si capisce più avanti perché hanno scelto questa ragazza, non bellissima, però ho apprezzato, diciamo, che questo casting di, soprattutto delle femmine, è stato, diciamo, scelto con non ragazze, diciamo, fuori norma, nel senso tipo fotomodelle di Calvin Klein o, Calvin Klein penso che non fa cose per donne, o che ne so, H&M, cioè, sono ragazze normali. Tranquille, cioè non sono belle ragazze, ma niente di eccezionale. E questo, diciamo, non va a cozzare che poi le ragazze di una certa età dice: ah, guarda, quella è bellissima, no? Quella dice: a me, vedi, quella è più befana di me, capito? Dai. Va a dire così, a parte sta stronzata qui. Queste due amiche sono amiche per la pelle da quando erano piccole, che si difendono sempre a vicenda, finché Sophie dice: io voglio cambiare vita. Viene a scoprire da questa leggenda, perché legge un sacco di libri Sophie, e alla libreria gli racconta questa tizia della libreria,
la proprietaria gli dice che c'è questa leggenda che una delle ragazze nel villaggio è stata rapita ed è stata portata in questo, in queste scuole, che c'è la scuola del bene e la scuola del male, dove ti formano e avrai poi la tua fiaba, no? Dovrai rientrare in una fiaba tu. Che ne so, sei la cattiva, quindi che cazzo non ti fanno fare la strega? Cioè, ognuno ha la sua storia, poi e il suo lieto fine. Quindi ci spera così tanto che alla fine di notte la rapiscono e lei felice e contenta, la rapiscono l'amica Agatha, che si caga addosso e ci va incontro a cercare di aiutarla, e segue anche lei in questo mondo. E qua abbiamo il primo colpo di scena, nel senso che non ci si aspetta, perché dice: ok, Sofia allora andrà nel bene e Agatha, che ha queste cose un po' stregonesche, dovrebbe andare nel male. Invece no, quella là, che Agatha, va a finire nel bene e non so, Sophie va a finire nel male. E ok, uno dice, e da qui in poi inizia il film vero e proprio. Cosa mi è piaciuto di questo film? A parte gli effetti speciali, a parte le recitazioni di tutti che sono stati bravi, a parte una trama non scontata, mi è piaciuto le tematiche che vengono affrontate. Il bene potrà essere sempre bene, o può essere che il bene certe volte fa qualcosa che non è veramente del bene, o anche il male può fare qualcosa di buono. Cioè, ti mette nel confronto che in tutte le fiabe, no? Che abbiamo visto della Disney, o che ci abbiamo, che noi abbiamo cresci ci siamo cresciuti da piccoli, ogni volta il nero è il male e basta, il bianco è il bene e basta. Cioè, non c'è altra sfumatura. E qua ti fa riflettere su tante cose, perché su tante fiabe che uno pensa dice è bene, perché ne so, quelli che bruciano la strega non è una cosa bella, cioè non è un bene. Ok, eliminano questo problema, però non è che la fanno arrestare, dice, o la chiamano quelli del villaggio, no, l'hanno bruciata sta povera vecchia dentro, cioè povera, ammazzata chissà che di quante persone, ma se lo meritava, fino al cinema e forno, bruciata. Però sembra qualcosa di cattivo, non c'è niente di buono, quindi ti fa riflettere su tante cose. E qua abbiamo anche, diciamo, questa. In queste scuole ti insegnano come essere più cattivo che mai, o dall'altra parte il bene di quando devi essere bello, sorridere sempre, queste cazzate qua. E io dice: ma se io ho le palle girate, me ne posso ridere per sempre. Dice: ma certo, devi sorridere, sei bene. Ma che io, cioè, non mi sveglio una giornata storta perché cazzo devo sorridere? Cioè, questa scrittrice che ha scritto il libro ha affrontato molto questa cosa delle storie e ci ha riflettuto, perché è cringe, ovvero che una persona che perché è buono deve essere sempre ogni giorno, non è vero, è impossibile. Fai finta, cioè finzione, non è vero che tu sei sempre felice, contento. Sono cazzate. È come ho avuto conoscenze di amici miei che loro dicevano che erano felici, no, che si facevano vedere tutti in queste facce così, ma che poi dietro avevano tanti problemi, non erano così. Ma anche io in questo momento mi posso fare il cazzone e poi stacco questa telecamera e vado in depressione in un angolo della casa e mi metto così a dondolarmi. Cioè, è tutta un'apparenza, ecco. Cioè, si vive di apparenze nel bene, il male invece fai vedere te stesso, cioè ti fai vedere, diciamo, per quello che sei veramente dentro, perché il bene, abbiamo visto, ci sono alcune principesse, no, che dovrebbero diventare delle principesse, che sono dei pezzi di merda, cioè fanno schifo perché si accoltellano a vicenda, no, quello è il principe mio, no, quello è tuo, no, non ti permettere, così qua. Non è che questo non è bene, il bene è che tu dovresti dire, ok, a come andrà, buona fortuna, che dice, non so, ah, ti piace a te, te lo lascio a te, no, invece no, è tutto il contrario, non c'è niente di bene. E chi ha voluto vedere questo film con un'altra mentalità a vedere il film cazzone? Sì, abbiamo le cose cazzoni con effetti speciali un po' a rallentatore, le minchiatone, eccetera, eccetera. Però c'ha una bella tematica al centro che mi dà fastidio perché viene buttata nel cesso soltanto perché è un film che dovrebbe essere puntato per ragazzi. E la cosa che è importante è questa, ovvero è puntata per dei ragazzi. Perché quanti film hanno delle tematiche importanti che i ragazzi non possono vedere perché, che ne so, ci sono scene troppo violente o scene troppo esplicite di sesso, quindi non possono vederli i giovani, e che potrebbero insegnargli qualcosa. Invece qua abbiamo un film pulito, che diverte, che insegna a questi ragazzi, che mi dispiace, non è che voglio avere questa
non avranno capito un cazzo. Mi dispiace, forse lo capiranno quelli della mia età o quelli che sono più grandi o qualche anno in meno di me, ma secondo me chi ha 12-13 anni non ci capirà un cazzo. Vede quattro effetti speciali, quattro stronzi, ci si ride sopra e si dimenticheranno tutto. Ormai queste generazioni sono difficili da plasmare nel modo giusto. Quindi non so cosa pensare su questa cosa qui. Io vi consiglio di andare a vedere, non ascoltate le stronzate che dicono gli altri, per favore. Riflettete con vostra testa e non andate nei social a buttargli merda su sto film soltanto perché tutti gli altri vi buttano merda. Per favore, basta. Mi sono rotto il cazzo di vedere sempre gente che non riflette. Riflettete con quella cazzo di testa di merda che avete. Porco Giuda. Perché mi sono rotto i coglioni. Ormai siamo in un mondo che ci si ragiona ormai tutto quanto con un cervello unico siamo diventati. E poche persone, e che io soprattutto nel mio canale ci sono, riflettiamo con il nostro cervello. E questa è la cosa bella. Io, prima di chiudere, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare mi piace, condividere il video ovunque con la gente che gli butta merda su sto film. Mi dispiace per tutti quelli che speravano che mi incazzavo e buttavo bestemmie o chissà che. Mi dispiace, io sono questo e non sarò mai un falso di merda. Detto questo, io saluto chi mi ha commentato negli ultimi video, per Ragioner Cinefilo, Barbara Rossa, Angelo Ignazio Lagna, Francesco Ippolito e anche. Qui abbiamo Rocco Siffredi. No, Rocco e suo fratello. Rocco Antonio Sanza, mi pare. E poi chi ci abbiamo? Mi sembra nessun altro. Commentate e sarete salutati. Non mi vengono in mente, vuol dire che non avete commentato abbastanza. Non è colpa mia. Commentate e io vi saluterò. Mi pare logico, no? Ringrazio le giocate e ci vediamo a un prossimo video.